Buongiorno, benvenuti sul canale Il Mondo di Miro. Quello che vedete sul mio tavolo di lavoro è il materiale che ci occorre per la borsa che avete visto nell'anteprima del video. Una pochette clic-clac dal manico in bambù. Ancora quest'anno il manico in bambù è presente fra i nostri accessori e quindi ho deciso di realizzarne una borsa da mettere anche in autunno. Le dimensioni di questa borsa sono 27 cm, è il manico che ho acquistato al mercato e anche il fondo acquistato al mercato che è di 30 cm. Per quanto riguarda il protagonista in assoluto di questo progetto è il filato. Il filato è un filato di filiforme, è il papel. Quando l'ho visto al PC e stavo ordinando la merce, quando ho visto questo filato me ne sono subito innamorata. Non avrei avuto dubbi sull'eccellenza del filato, ma non avevo idea di cosa ne avrei potuto fare. Quando poi è arrivato a casa e l'ho aperto, ho capito che dovevo fare assolutamente una pochette. Il papel, come dice la stessa parola che in spagnolo significa carta, è un filato estremamente morbido, fluido nel lavorare. Sembra quasi appunto di lavorare della carta. È come se fosse carta crespa come consistenza ed è abbinata a questa fettuccia in lamè e il colore che ho scelto è un corallo ed è fantastico. L'uncinetto con il quale lavorerò il progetto è il numero 3. Io voglio che questa sia una borsa che è sostenuta dal fondo di lavorazione. All'inizio avevo pensato di adoperare della rete per sostenerla, ma poi ho pensato che utilizzando un fondo, quindi abbastanza rigido, la borsa poi, anche grazie al manico, si sarebbe sostenuta da sola, anche perché ho fatto ovviamente alcune prove di lavorazione e devo dire che nonostante sia morbido come filato, poi durante la lavorazione prende un po' consistenza, sarà il laminato, il lamè che contiene. Andiamo subito a vedere comunque come vado a lavorare questa pochette. Innanzitutto dobbiamo togliere il manico perché servirà proprio per ultimo e prendiamo il fondo. Questi materiali, il fondo e il manico, li potete trovare tranquillamente al mercato di quartiere, li hanno ormai tutti, fondi e manici e cose, insomma, per realizzare borse. Il filato poi metterò giù in descrizione il link diretto per l'acquisto di questo splendido filato. E allora andiamo a vedere la lavorazione. Partiamo comunque col fondo. Io parto da qualsiasi lato del fondo, solitamente sul centro retro del mio fondo. Entro con l'uncinetto all'interno di un foro, raccolgo il filo e passo verso di me, quindi l'uncinetto con l'asola. A questo punto vado a fare il mio cappio, entro un'altra volta e realizzo una maglia bassa. Realizzata una prima maglia bassa, rientro un'altra volta e vado a fare una seconda maglia bassa. Mi sposto all'interno dell'altro foro, raccolgo il filo e realizzo altre due maglie basse, una e due. Vado all'interno dell'altro foro e vado a realizzare altre due maglie basse. Mi raccomando alla tensione del filo, altrimenti potrebbe inarcarsi il fondo. Vado all'interno dell'altro foro, vado a realizzare due maglie basse, quindi per ogni foro disponibile realizzo due maglie basse. E vado avanti in questo modo fino ad arrivare al foro dell'angolo.
Quando mi trovo a dover realizzare il foro che si trova proprio sull'incurvatura del fondo, vado a realizzare anziché due maglie basse, tre maglie basse. Quindi molto semplice. 1, scusate, 2 e 3. Mi sposto nel foro successivo e continuo la mia lavorazione con due maglie basse all'interno di un solo foro. Quindi, ricapitolando, sto lavorando due maglie basse per ogni foro disponibile quando incontro i quattro angoli del fondo, anziché lavorare due maglie basse, vado a lavorare tre maglie basse. E quando arrivo al termine, quindi lì dove ho iniziato, vado a chiudere con una maglia bassissima proprio sulla prima maglia che ho realizzato. E per quanto riguarda l'avvio del fondo, l'abbiamo realizzato. Questa è la base per poter adesso salire il nostro corpo borsa. Che vedete è molto semplice, ripeto, il filato è molto ma molto fluido da lavorare e quindi scorre che è una bellezza. E quindi andiamo a fare adesso un giro di maglie basse, questa volta però le prendiamo in costa retro. Quindi entro, faccio intanto una catenella per alzarmi un pochettino, entro all'interno della costina retro della maglia e realizzo la mia prima maglia bassa. Questo lo faccio per andare a distinguere poi il corpo borsa dalla base, perché mi piace che si veda la costina che separa appunto il fondo dal corpo. E vado a realizzare una maglia bassa su ogni maglia bassa quindi disponibile per tutto quanto il giro. Ovviamente non faccio nessun aumento, quindi rispetto il numero di maglie che ho a disposizione perché devo andare a lavorare in tondo e voglio che la mia borsa si alza e non che si allarghi, perché le dimensioni comunque già sono perfette. 30 centimetri è il fondo, 27 è il manico. E vado avanti in questo modo, quindi prendo la costa retro della maglia, faccio la maglia bassa e vado avanti. E quindi ho chiuso anche il secondo giro, il giro delle maglie basse in costa retro. A questo punto possiamo salire finalmente il nostro corpo borsa. Qui ho da dire due cosine. Quando mi trovo di fronte ad un filato così bello come è particolare, soprattutto come il papel in questo caso, io scelgo di lavorare sempre un punto che metta in risalto il filato stesso. Se dovessi usare una fantasia di punti particolare, a quel punto si vedrebbe il punto, ma non si vede il filato, per cui in questo caso mi preoccupo di lavorare un punto che sia il più semplice possibile, proprio per fare vedere la bellezza del filato stesso, perché quando poi noi andiamo a sfoggiare la nostra borsa dà una particolarità in più, perché questo tipo di filato, che fra l'altro è accoppiato a questa sorta di carta, a questa fibra che è come se fosse carta e ha questa fettuccia in lamè, va, quando noi andiamo a intrecciare, va a fare questo gioco di luce che è spettacolare. E se io dovessi andare a fare un punto particolare, quindi andare a sviluppare uno schema in particolare, piuttosto che vedere appunto il filato, andremmo a guardare più che altro il punto, ma noi in questo caso vogliamo far risaltare quella che è la bellezza del filato, per cui andiamo a fare un punto molto ma molto semplice, molto ma molto antico, che è il punto canestro, il vecchio punto canestro che proprio le nostre nonne lo usavano per fare tante tantissime cose. È uno dei punti il più semplice possibile ed è quello che mi permette,
Lavorando solo di maglie basse mi permette di vedere la bellezza del filato stesso. Per poter andare ad avviare il punto paniere, il punto canestro, dobbiamo andare a fare una base di maglie basse necessariamente. Quindi questa non la considero quella in coste, perché comunque appunto è quella che mi permette di separare il fondo dal corpo borsa. Andiamo a fare due giri in totale di maglie basse prese normali, quindi la maglia presa per intero. Vado a fare la mia catenella, all'interno della stessa maglia faccio la mia prima maglia bassa e quindi comincio a fare il primo di due giri a maglie basse. Quindi alziamo intanto la base della borsa con almeno due giri. Io dico almeno due giri perché poi ne potete fare ovviamente anche di più in base al vostro gusto. Io mi bastano due giri per andare a creare la base per la maglia allungata del punto canestro. E adesso che ho terminato la base, quindi dopo aver realizzato due giri a maglia bassa, possiamo iniziare il nostro punto. Io andrò a lavorare in giri concentrici, quindi ho adoperato una pinzetta per capelli. Io non uso, non, chi mi conosce sa che sono molto casalinga, quindi ho messo una pinzetta per capelli per andare a marcarmi il punto in cui inizia il nuovo giro. Quindi adesso la tolgo per un attimo, perché dobbiamo iniziare la lavorazione. Quindi ho finito con una maglia bassa perché sto lavorando in giri concentrici e inizio il mio giro con un punto canestro, quindi una maglia bassa allungata. E quindi andiamo a vedere questo punto, il punto canestro che non andrò a fare tradizionalmente, perché il punto canestro sapete benissimo che si fa una maglia bassa classica e una maglia bassa allungata. Questa maglia bassa però la andiamo a lavorare a punto nocciolina. Perché? Perché voglio che questo filato durante la lavorazione, grazie a questa composizione che ha lamè, voglio che durante la lavorazione mi vada a dare sia corposità a tutta il corpo della borsa e anche il fatto che sia una nocciolina è un punto quindi a rilievo. E quindi andiamo subito ad iniziare. Una volta che lavoro in giri concentrici, termino ovviamente il giro con la maglia bassa e vado ad iniziare direttamente col punto canestro. Quindi, anziché entrare all'interno della maglia, quindi tradizionalmente iniziamo con la maglia presa così, noi andiamo ad entrare sotto la maglia bassa, quindi non sopra fra le due costine, ma la prendo sotto la maglia. Pesco il filo, allungo l'asola e rientro e quindi raccolgo il filo, rientro sempre sotto la maglia, raccolgo il filo e sono due gettati, raccolgo il filo ed entro per la terza ed ultima volta. A questo punto vado a chiudere il mio punto nocciolina, faccio una catenella per chiudere la nocciolina e vado nella maglia successiva a realizzare la maglia bassa. Vado nella maglia accanto, quindi vado a entrare col punto canestro, entro, raccolgo il filo, tiro, raccolgo, pesco, faccio un gettato, entro, raccolgo, allungo l'asola, prendo il filo, pesco, ho fatto tre gettati, chiudo la nocciolina. Questo non è il punto canestro classico, ma è un modo per dare un po' di movimento alla borsa. E quindi vado nella maglia successiva e faccio una maglia bassa. Entro nella maglia successiva, raccolgo, allungo l'asola, pesco il filo. Entro, raccolgo, pesco il filo. Quando entro per la terza volta, chiudo la nocciolina. Sigillo con una maglia di catenella, vado nella maglia successiva, faccio una maglia bassa. Vado, entro sotto la maglia bassa, allungo l'asola, faccio un gettato, entro per la seconda volta. Allungo l'asola, faccio un altro gettato, entro per la terza volta, pesco il filo, chiudo tutto. Chiudo la nocciolina, entro nella maglia accanto e faccio una maglia bassa semplice.
Entro sotto la maglia, raccolgo il filo, allungo l'asola, faccio un gettato, entro per la seconda volta. Faccio un secondo gettato, una terza ed ultima entrata, raccolgo tutto e chiudo la nocciolina. Chiudo, vado nella maglia accanto. Faccio una maglia bassa, quindi entro sotto la maglia bassa successiva, raccolgo il filo, allungo l'asola, faccio un gettato ed entro per la seconda volta. Pesco, allungo l'asola, raccolgo il filo, entro per l'ultima, terza ed ultima volta, ho la nocciolina, la posso chiudere e sigillo con una catenella. E così proseguo per tutto quanto il giro. E questa è la situazione quando sono al termine del primo giro. Ovviamente il primo giro è un po' più faticoso perché dobbiamo andare ad individuare qual è la maglia successiva, però da questo secondo giro in poi tutto viene molto più semplice, tant'è che io adesso sono al termine della lavorazione, vado direttamente, una volta che giro, scusate la confusione, ma purtroppo c'è il un pochettino di confusione, ho le finestre aperte, qui a Palermo ancora c'è molto caldo. Quindi io adesso vado direttamente sulla nocciolina e vado a lavorare la mia maglia bassa. State attenti ovviamente a prendere non il primo punto, la maglia di nocciolina c'ha questo primo punto e poi c'è la maglia di catenella che abbiamo lavorato per sigillare la nocciolina. Quindi io prendo proprio questo secondo punto e vado a lavorare la maglia bassa. Metto il mio fantastico marker e vado avanti. Adesso viene tutto molto più semplice perché la nocciolina dove la vado a fare? La vado a fare sfalsata, quindi fra una nocciolina e l'altra dove mi ritrovo ad avere la maglia bassa. Quindi anziché entrare naturalmente all'interno della maglia bassa, entro proprio sotto la maglia e vado a realizzare la nocciolina formata da tre gettati e quindi chiudo, vado sulla nocciolina e lavoro la maglia bassa. Qui viene un po' antipatico, ma ripeto, più si va avanti con la lavorazione, più viene semplice. La maglia bassa la lavoro sulla nocciolina, sotto la maglia bassa invece vado a lavorare una nocciolina. E vado avanti così fino a salire completamente l'intero corpo della borsa. Io fra l'altro lavoro molto stretta, quindi ecco qua. E vado avanti quindi fino a salire l'intero corpo della borsa. Io adesso non so quanto la farò alta, però mi piace l'idea di una bella borsa comoda, grande, non la voglio bassa, non la voglio insomma una bella borsa, anche perché io amo molto le borse capienti, per cui farò una bella borsa. Io vado avanti adesso con la lavorazione. Questa sorta di punto canestro l'ho voluto appunto realizzare così per poi man mano andate avanti con la lavorazione, vedete la bellezza del filato che poi parla da solo, perché con queste noccioline che sono tutte a rilievo viene una borsa un po' di quelle retro e niente, quindi vado avanti e quindi lavorate tutto così con queste noccioline sfalsate. E allora, giro dopo giro, sono arrivata all'altezza totale per cominciare a chiudere la borsa. A questo punto possiamo dire che la borsa è quasi terminata e io mi sono alzata per circa 20 centimetri, quindi dal fondo che abbiamo applicato mi sono alzata per circa 20 centimetri. Questa è la lavorazione, vedete, è molto chiusa, anche se è morbida, però la lavorazione è completamente chiusa. Io metto la mano qua, non traspare nulla, quindi devo dire che sia il filato che questo tipo di lavorazione che ho scelto, che è un punto canestro molto riveduto e corretto perché ho adoperato la nocciolina anziché la maglia bassa allungata, semplice, e quindi mi ha dato sia corposità che è proprio una parte, diciamo, la borsa non ha bisogno proprio di essere di avere ulteriori rinforzi.
A questo punto, per poter andare a chiudere, avendo utilizzato un fondo di 30 centimetri, ma ho una chiusura di 27, è ovvio che la bocca della borsa è molto più grande rispetto alla chiusura, per cui devo andare a fare uno o due giri di riduzioni per poter andare a chiudere la bocca della borsa per l'applicazione del manico. Riduzioni che faremo ovviamente con delle maglie basse, quindi lasciamo perdere la lavorazione e andiamo direttamente a lavorare di maglia bassa. Queste riduzioni ovviamente non le andiamo a fare consecutive, ma una tantum, in modo tale che la borsa si stringe in maniera omogenea. Quindi io adesso parto con 3-4 maglie, adesso non so, e poi vado a lavorare una riduzione, quindi ogni 3, 4, 5 maglie, dipende poi dal vostro fondo e dal vostro manico, andate ad operare le riduzioni necessarie. Io andrò a fare intanto un giro di riduzioni, poi ne vado e vado a vedere, provo il manico, quindi l'apertura della borsa, e man mano vado controllando. Quando sono sicura che mi posso fermare, procediamo con l'applicazione del manico stesso. Allora, per quanto mi riguarda, mi è bastato un solo giro di diminuzioni che le ho fatte ogni 4 maglie. Alla quinta maglia ho realizzato la diminuzione. Questo per tutto quanto l'apertura della borsa. A questo punto apro il manico, controllo se in effetti ci siamo con la dimensione, quindi l'apertura, perché tutta l'apertura della bocca della borsa deve andare ad entrare all'interno dell'apertura del manico. A questo punto che ci sono, vado a fare due giri di maglie basse semplici, senza nessuna diminuzione, proprio per permettermi l'inserimento all'interno di questa scanalatura e quindi andare a fare qualcosa di pulito, perché andando a realizzare due giri di maglie basse, vado proprio ad appiattire la lavorazione, quindi mi permette il giusto inserimento all'interno della scanalatura del manico. Fatti questi due, tre giri, adesso non so in base alla vostra mano, proprio devono essere alti quanto tutta lo spazio di questa linguetta in sostanza. Fatti questi tre giri possiamo chiudere la borsa e passiamo direttamente alla cucitura del manico. E adesso che ho terminato, vedete, la bocca della borsa si è stretta, quindi l'apertura è perfetta per il mio manico. Vedete, io non so se riuscite, ecco, questo è il manico aperto e questo è l'interno della borsa. Adesso con tanta pazienza, quindi intanto andiamo a chiudere la lavorazione, semplicemente questo era il punto in cui ho iniziato originariamente, quindi vado direttamente, ho lavorato l'ultima maglia bassa, vado sulla maglia bassa successiva, chiudo con una maglia bassissima e posso tagliare. Tagliamo, poi andiamo a sigillare tutto. Dopo aver sigillato il filo, adesso con tanta pazienza dobbiamo andare a fare la lavorazione di andare a inserire con qualcosa, insomma una punta piatta, dobbiamo inserire tutto questo bordino che abbiamo lavorato a maglie basse semplici all'interno di questa scanalatura. Questo è un lavoro che io purtroppo devo andare a fare senza la fotocamera davanti, quindi andiamo ad inserire tutta questa apertura all'interno del manico e poi io utilizzo un filo in nylon proprio da pesca, lo acquisto dove vendono materiali da pesca, vado a cucire con questo filo in nylon che essendo trasparente è resistente, non si vede la cucitura e fra l'altro è molto resistente, quindi non si va a rompere. Quindi questo è un lavoro è un lavoro certosino, per cui adesso vado a fare questa lavorazione e ci vediamo quando la borsa è terminata.
E allora, questa è la borsa terminata, l'ho cucita ovviamente senza la fotocamera perché è un lavoro molto ma molto antipatico, però ne vale la pena perché poi insomma l'effetto finale è quello di una bella borsa che secondo me è indossata insomma con un outfit sportivo, quindi col jeans è perfetta anche per questa stagione autunnale. Io non sono per, tranne che non si tratta di lana o cotone, non mi piace dire borsa estiva, borsa invernale. Per me, una borsa, se indossata appunto con l'abbigliamento giusto, può essere la borsa estiva indossata in inverno e viceversa. Questo è l'effetto finale di questo splendido filato. Cerco di avvicinare, insomma, io spero che la luce sia purtroppo problemi di luce, però insomma, questa è la borsa, è una lavorazione abbastanza chiusa. Devo dire che il filato, nonostante sia morbido e fluido nel lavorare, risulta molto, la lavorazione risulta molto compatta e quindi anche resistente. Non c'è bisogno di nessun ausilio per rinforzare la borsa, perché come vedete sta in piedi da sola. Di due rocche che ho preso da Fileforme, questo è quello che rimane della seconda rocca. Con questo ovviamente penso di fare una mini clic-clac da appendere al manico della borsa, così da avere sempre la monetina del carrello dietro con me. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!